Oggi non vedrete bellissimi paesaggi, ma ci saranno tanti dettagli da guardare. Dietro di me c'è una città, ma non una città qualsiasi. Non sono in Italia. Qui la densità di popolazione è elevatissima. E non sto parlando soltanto degli esseri umani, ok? Ma forse la particolarità più grande in assoluto, quella di cui più mi sto preoccupando, è il fatto che qui guidano sul lato sinistro. Oh, e adesso? Quindi con queste premesse non so davvero cosa potrà accadere. Ora scendo. Ah, dimenticavo, vi lascio qualche clip per darvi un'idea di dove sono. E quando sarò in strada vi svelerò esattamente dove mi trovo. Sentiamo un po' questo motore di questa Yamaha FZ5 versione 3.0. Ok, accendiamo i motori. Oh, bel faro. Con 10 euro, 11 euro. Ci ho fatto il pieno, molto bene. No, guarda che quell'immagine, che bella è. Va bene. Adesso cerchiamo di andare in su verso il centro, che così il peggio traffico ce lo facciamo adesso. Questo è veramente così. Neanche sono uscita dalla strada e già è un casino. Eccolo! Benvenuti ragazzi a Chennai! C'è anche il cane. Entriamo nel traffico. Vediamo cosa vuol dire guidare in queste situazioni. La missione è in realtà girarsi perché vorrei andare dall'altro lato. Poi qua si guida dal lato opposto, per cui no, dobbiamo capire che non posso fare inversione. Mi dicevano, comunque qua bisogna stare attenti perché ci sono le mucche che da questa isola qui saltano giù, ok? E sono pericolose. Oh, ragazzi, mi sto guidando fuori dall'Europa, sto guidando in... Fino a che punto sarò felice di questa cosa. Poi ad un certo punto inizierà il delirio, perché adesso qua è presto. Qua c'è già il delirio. Che cos'era? Una festona che mi sono persa. Qua bisogna suonare per dichiarare la propria presenza. Capisce il cavolo, raga, non sto capendo niente. Si dirà che andrò per sempre di vista fino a che... Finora, intanto che non c'è casino, va tutto bene. Il problema è dopo. Il problema è anche questo specchio. La vostra fortuna da essere da quella parte dello schermo è che non sentite gli odori che sento io. Ok, qua c'è il cartello vietato fare inversione, quindi non lo faremo. Però vorrei capire quant'è che posso farla. Sound on, vuol dire suona il clacson. E qua c'è un proprio la mia di suonare il clacson. Intanto facciamo questa via che è la via della, cioè si è formata diciamo negli ultimi 20 anni praticamente, ed è la via in cui ci sono tutte le più grosse aziende IT, e questa è l'unica parte che conosco. Appena torno indietro non so più che cosa vedo. Ok, adesso io vorrei capire, allora se gira qua mi gira di lì, e niente, qua c'hanno le proporzioni pari a niente. Ho messo giù tutte e due i piedi, però vabbè, non so fare dato che sta motoretta è bassissima. Oh, non mi giudicate per come sto guidando, qua vanno a monte tutte le regole che conosco. La cosa che potete commentare è: ma voi l'avreste fatta una cosa del genere? Guardiamo il semaforo che è diventato rosso.
e l'ho visto solo per miracolo, perché chi cavolo sa che è diventato rosso questo semaforo. Ma vanno. Davvero non ho idea di cosa stia facendo, non ho idea di quanto lontana sia dalle regole stradali di questo posto. Ragazzi, adesso non è niente, questa cosa qua che vedete è niente, poi succederà davvero il bordello. Cioè, tipo adesso, questi si sono rallentati perché c'era bordello, poi ci sono poliziotti che entrano in strada così, e mo c'è davanti questo camion, fumo, e c'è pure una puzza di non so che. Torniamo nel bordello. Sopra, da sotto, da destra, da sinistra, non so cosa. Appena fatto un check di che strada devo fare, ora devo solo reimmettermi nel delirio senza morire. Sono l'unica che guarda indietro per rimettersi. Adesso, cosa vuol dire quel cartello lì? Madonna santa! Allora qua cuffie, spero che non ce ne sia. Tanti risciò qui sono della pianta, sono troppo bianco pianto. E qua i lavori in corso! Se questa cosa non si fa piacere, sospetto. Anche le ciclistiche. Volete fare un gioco, potete contare quanti clacson sentite durante tutto il video. Poi me lo dite perché io non ho la pazienza di farlo. Cosa sta succedendo? Bella, l'umore della risposta. Vado viaggio! Sono a casa! Come si può arrabbiare se senti il braccio? Perché è all'ordine del giorno. Ne senti talmente tanti, non sai neanche se sono per te. Ali, guarda come si intrufano. Non so se hanno questo turista, questo valore. Forse dall'inquadratura non si vede, tutti i ragazzi che stanno guidando la moto. Non ci abbatto. Io davvero mi chiedo come, ma no, vabbè, magari la ciabatta ancora perché ha la superficie che copre tutta la parte alta del piede con l'infradito. Dettagli, e forse la volta in cui mi sto sentendo un po' più sicura, perché comunque cammino
gente si osserva di più, ma passi un pochino osservato. Non fatelo in Italia. C'era nessuno, dove meno si doveva suonare. Priorità numero uno, la sopravvivenza. Contro alcuni dei miei principi. Ho messo la mascherina bianca così poi vedo quanto smuovere. Sarei proprio curiosa di sapere quanti mezzi di trasporto esistono in India. Sono tardati in India. Qua siamo nella parte occidentale, quindi si vede. Buongiorno ragazzi. Dai, guardate che bel camion. Io voglio un camion così. Se mai dovessi avere un camion lo vorrei così. Eccoci nel delirio. Solitamente quando nei miei video faccio le riprese ho la telecamera sulla mentoniera, come dicevo prima, del sasso. Qua non saprei cosa farvi vedere perché ci sono così tante cose che si muovono. Quindi la versione frontale della ripresa forse ci sta. Forse è la migliore. Io mi sto abituando. Se la moto al contrario mi sto abituando. Come adesso non lo so, questi altro che il pullman nella costiera amalfitana. Qua sì che ci sono i pullman. Qua inizia ad essere un po' più complicata la situazione, perché non ho solo la gente da davanti, cioè dal il senso di marcia opposto inizia ad essere una parte difficile da lavorare. Ecco la mucca, spero che l'abbiate vista. Se ce la riderranno per tutto il tempo. Mucche, mucche, mucche! Le capre pure ci sono, madonna!
come faccio senza questo delirio adesso? Pomodori intero a dover sfidare. Non ho capito bene cosa sarà, perché aveva scritto polizia. Questo qualcosa con il piede. Allora, questa cosa non doveva succedere. Diciamo che ce ne andiamo da qua, spero, quindi bene o male. Con le ciabatte, ma cosa era più lunga? Ce l'ho fatta, ragazzi. Sembra che io ce l'abbia fatta. Non chiedetemi come. Ho guidato praticamente qua dentro, dove non avrei dovuto. Sono passata in questa strada, secondo me. Devo aver fatto così. Bene, adesso andiamo su, poi facciamo la rotonda e poi saliamo su da questa strada qua. E poi, secondo me, torniamo all'hotel. E voilà, la cosa che fa più paura sono i pullman, perché quelli entrano così nella tua corsia, incuranti, tanto che sentono, niente, che bello, che bello, che sono delle corna, cose giganti, non le salutate, non mi viene da salutarle molto qua, forse perché so che non mi capisco. Che cani hanno imparato ad attraversare la strada? Guardate le mucche, ciao mucche! Oh, una si è girata. Ok, direi che tra poco mi preparerò per tornare indietro. Perché finora andando a casa è facile, ma dovendo andare verso una direzione precisa sarà un po' complicato. Per loro l'importante è passare. Facendo questo cambio strategico di batteria. Sarebbe piacevole fare inversione. Grazie, thank you. Sto guidando in India. Peccato che non adesso un simbolo così positivo non possiamo prendere.
non chiedetemi come. Dove sono i miei paesaggi dolomitici? Dove? Dove sono i tornanti? A volte non serve avere i tornanti per provare i brividi. Mi sa che dovevo scendere di là. Un treno! Tutto aperto, quindi vuol dire che non c'è la rete connessa. Allora, vediamo un attimo se sono ancora sulla strada giusta. Parerebbe di sì. Colorata scatti per l'occasione delle Olimpiadi, di là c'è l'oceano. Perché dovevo vedere le mucche, ragazzi? Anche i corvi ti volano vicino. Abbiamo pure l'off-road. Molto bene. È fatta, sì. No, aspetta. Mai abbassare la guardia, ragazzi. Mai abbassare la guardia. Infatti arriviamo da tutti i punti. Bello.